Elezioni regionali 2014. Il TAR del Piemonte accoglie il ricorso della Lega Nord. La giunta Chiamparino è in bilico almeno fino alla conclusione delle indagini della Procura sulle presunte firme false. Esposto del Movimento 5 Stelle alla Corte dei Conti sulla Torino-Lione. Vogliono sapere se il commissario di governo Mario Virano abbia fornito informazioni corrette sui costi e sull'avanzamento dei lavori. Ha deciso di lasciare la giunta comunale per motivi di salute e non perché mosso da crisi interne alla maggioranza. Così l'assessore alle finanze del comune di Asti, Alberto Bianchino, ha ufficializzato le dimissioni. Approvato dalla giunta comunale di Alessandria il progetto per il teleriscaldamento, dichiarata proposta di pubblico interesse. A breve verrà scritto il bando per la gara d'appalto per i lavori. Ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con gli spazi informativi di Monitor. Apriamo il giornale, lo avete sentito anche dal nostro sommario, con la notizia che è ammissibile il ricorso presentato dalla Lega Nord, nella fattispecie dalla leghista Patrizia Borgarello al TAR del Piemonte, che chiede di annullare le elezioni regionali del 2014 per le presunte irregolarità nella raccolta delle firme a sostegno di due liste di Sergio Chiamparino, attuale presidente della regione. Lo hanno deciso i giudici amministrativi della prima sezione del TAR, già fissata la prossima udienza per il 9 luglio, dichiarati invece inammissibili i ricorsi incidentali. L'udienza si era conclusa poco dopo le 13.30 e i giudici si erano riservati 24 ore di tempo per decidere. Poi, poco prima delle 16.30, è arrivata la decisione sull'ammissibilità del ricorso principale. Ora il proseguimento del giudizio del TAR è subordinato all'esito della conclusione delle indagini della Procura sulle presunte firme false. La giunta Chiamparino e la maggioranza di centrosinistra a Palazzo Lascaris restano dunque in bilico fino all'estate, in attesa dell'esito delle indagini penali che, proprio come nella vicenda di Roberto Cota, saranno determinanti per l'esito della legislatura. E intanto, proprio l'inchiesta sulle firme false nelle liste a sostegno di Chiamparino si allarga. Avviso di garanzia a quattro dipendenti del Partito Democratico. Per loro l'ipotesi di reato è concorso in falso. A loro era affidato il compito di gestire le operazioni per la presentazione delle liste. Esposto del Movimento 5 Stelle alla Corte dei Conti sulla Torino-Lione. Rimaniamo ancora alla pagina della cronaca. Vogliono sapere se il commissario di governo Mario Virano abbia fornito informazioni corrette sui costi e sulle tempistiche dei lavori, o al contrario se il suo operato abbia danneggiato le casse dello Stato. Dubbi sull'operato di Mario Virano, commissario straordinario del governo per la TAV, la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Il Movimento 5 Stelle ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per capire se Virano abbia fornito informazioni corrette sui costi e sullo stato di avanzamento dei lavori dell'opera, oppure se il suo comportamento sia stato causa di un danno erariale per le casse dello Stato e dunque per i cittadini. A presentare l'esposto Mario Cavarnia, presidente di Natura Piemonte, Francesca Frediani, consigliera regionale dei 5 Stelle, e il senatore Marco Scibona. Faccio in questo caso il ruolo istituzionale, quindi della parte del governo, per valutare l'operato di una persona che dovrebbe in teoria garantire il bene comune, il bene pubblico. E quindi mi spoglio della veste di oppositore all'opera e dico: ma l'operato di questo commissario governativo fa veramente il bene del governo? Non ci sono stati dati i dati per poter dire ok, questa opera si può fare. Cioè, come si ricordava in conferenza stampa, la condizio sine qua non per poter partire con i lavori era, questo dettato dal CIPE, che ci fosse la saturazione della linea. La linea non è assolutamente saturata, i dati di traffico ufficiali di Alpinfo sono assolutamente in controtendenza rispetto alle previsioni e quindi non si capisce perché si debba andare avanti. Si continuano a utilizzare i dati del 94 quando invece ci sono dati che sono assolutamente diversi.
I dubbi non si fermano però qui. Oltre al traffico merci, che sulla tratta Torino-Lione nel 2013 è tornato ai livelli degli anni 70 e dunque ben lontano dal saturare le opere esistenti, resta da capire se effettivamente le sole Italia e Francia percepiranno per il progetto il 50% di tutti i fondi disponibili. Non convince neanche la questione delle penali. Negli accordi italo-francesi e nelle decisioni dell'Unione Europea, dicono i 5 Stelle, non si fa cenno alla penale da 1 miliardo in caso di rinuncia al progetto, della quale invece più volte ha parlato proprio il commissario Virano. E poca chiarezza anche sui conti e sui costi di un'opera che oscilla tra gli 8 e gli 11 miliardi di euro. Ma questo è gioco forza, soprattutto per chi vuole tenere nascoste le cose. Cioè, noi cerchiamo di fare quanto più possibile trasparenza, ma mi ricordo che anche solo per avere un paio di fatture si è dovuto ricorrere al TAR. E tanto per dire, di queste due fatture abbiamo avuto contezza di costi spropositati, oltre 160.000 euro per la pulizia di 11 bagni chimici in cantiere per 11 mesi. I sindaci Notava della Valsusa hanno chiesto formalmente un incontro al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per illustrare le ragioni economiche, tecniche e sociali che spingono a chiedere il blocco della Torino-Lione. Sabato a Torino corteo per dire no al progetto, sfileranno insieme ai sindaci della Valle delegazioni, associazioni e movimenti provenienti da tutta Italia. Mercoledì sera dal mese è arrivato il sostegno al movimento da parte di Francesco Guccini, il cantautore, assieme a Massimo Aime, ha partecipato ad una raccolta fondi per il Tribunale Permanente dei Popoli sulle repressioni in Valsusa. Cambiamo adesso pagina, spostiamoci anche ad Alessandria, 700.000 euro per i lavori di rifacimento di alcune strade del centro storico, quelle stesse strade che erano state pavimentate solo pochi mesi fa. I residenti auspicano pochi disagi, ma i lavori a quanto pare dureranno più di un anno. Partiranno tra pochi giorni i lavori per rimettere in sesto le vie del centro storico, il quadrilatero della vergogna, secondo alcuni, tra via Alessandro III, via Modena, via Piacenza e via Bergamo. Strade pavimentate nel 2011 che ora necessitano di essere totalmente rifatte. Il pavimento, che doveva essere resistente ed ecologico, dicono i tecnici, non ha retto per nulla. Il comune sborserà dunque 400.000 euro, mentre altri 300.000 dovrà metterli l'AMAG per pagare i lavori che dureranno fino a maggio 2016. Palazzo Rosso fino ad ora non aveva sborsato un centesimo perché in passato era stata AMAG a coprire tutte le spese, ma ora è stato inevitabile dividere il costo. Intanto inizia anche la battaglia legale. Le piastrelle autobloccanti non stanno ferme e saltano fuori perché, secondo quanto riferito anche dai tecnici del comune, sono state posizionate su uno strato di sabbia e non di cemento. Naturalmente questo mette a rischio la stabilità di tutto il selciato e di conseguenza la resistenza della strada stessa. Per non parlare dei rischi potenziali ad automobili e pedoni. Anche la Guardia di Finanza si sta occupando del caso e sarà necessario capire di chi è la responsabilità per un lavoro pagato ma con una resistenza di pochi anni. Il comune dissestato è rappresentato anche dallo stato delle sue strade. Le forze dell'ordine, come richiesto dal direttore dell'Agenzia per i beni sequestrati, Umberto Postiglione, hanno liberato il castello di Miasino nel Novarese, bene confiscato alla Camorra nel 2009, ma ancora occupato e gestito da una società della moglie dell'ex titolare, il pentito Pasquale Galasso. A confermare la notizia il deputato del PD Davide Mattiello, componente della Commissione parlamentare antimafia, e Domenico Rossi, consigliere regionale novarese del Partito Democratico. Proprio Domenico Rossi è tra i promotori della mozione approvata all'unanimità da Palazzo Lascaris, che impegna la Giunta ad attivarsi per promuovere un progetto adeguato di riutilizzo sociale del bene. Il castello di Miasino, che vediamo nelle immagini, 1700 metri quadri di superficie e 41.000 metri di parco, era stato fatto costruire dai marchesi Solaroli nel 1867 e si affaccia sul Lago d'Orta. Libera, l'associazione contro le mafie, che si occupa anche del riutilizzo dei beni confiscati alla malavita, ha lanciato un appello alla Regione Piemonte perché in breve tempo ufficializzi all'Agenzia Nazionale l'interesse ad acquisire il bene nel suo patrimonio, procedendo successivamente all'assegnazione tramite bando pubblico. Dice Libera che le particolari condizioni del castello di Miasino, le sue caratteristiche architettoniche e la presenza all'interno di un'impresa attiva fino ad oggi rendono impensabile immaginare che l'immobile possa restare inutilizzato per un lungo tasso di tempo.
Rimaniamo alla cronaca perché la DIA di Torino ha eseguito su disposizione del Tribunale del Capoluogo Piemontese il sequestro di beni per 9 milioni di euro. Si tratta di due villini tra appartamenti, due autorimesse e di un magazzino situati a Cornia in provincia di Torino, riconducibili a Giovanni Iaria, esponente di spicco della locale 'Ndrangheta, morto nel 2013. Il tesoro per l'accusa è stato accumulato in oltre 30 anni di attività illecite, era nella disponibilità dei suoi familiari. Ha deciso di lasciare la giunta comunale per motivi di salute e non perché mosso da crisi interne alla maggioranza. Così l'assessore alle finanze del comune di Asti, Alberto Bianchino, ha ufficializzato le sue dimissioni. Nessun dissapore, ma devo pensare alla mia salute, ha detto l'ormai ex assessore, e ho chiesto al sindaco di sganciarmi. Manuela Macari. Un ex assessore ormai che si commuove perché sa di dover pensare alla sua salute, che vede venir meno il suo impegno per la città e lo ammette. Così ieri l'assessore alle finanze, personale e lavori pubblici del comune di Asti, Alberto Bianchino, si è commosso ufficializzando le sue dimissioni a fianco del sindaco Fabrizio Brignolo e del vice Davide Arri. Nel corso della conferenza stampa convocata in fretta in municipio, Bianchino ha spiegato le ragioni della sua rinuncia. Nessun dissapore, ma devo pensare alla mia salute e ho chiesto al sindaco di sganciarmi, ha detto. Sono trascorsi 7 mesi dal suo insediamento in giunta in sostituzione di Santo Cannella e ben 2 bilanci approvati. Spero che questo mio fermarmi non crei problemi alla giunta e alla città, ha aggiunto. E così sono state smentite anche le voci di una possibile crisi interna alla maggioranza, date anche le frequenti assenze dell'ex assessore agli ultimi consigli. La politica è importante, ma la vita lo è di più, così il vice sindaco di Asti, Davide Arri. Le deleghe saranno ridistribuite tra i componenti della giunta e alcuni consiglieri delegati, ha fatto sapere il sindaco Fabrizio Brignolo. Al momento nessuna indiscrezione su chi le riceverà. Finanze, lavori pubblici e personale saranno ambiti fondamentali da riassegnare. Bianchino ha svolto un'opera preziosa, ha aggiunto Brignolo. Forse abbiamo sbagliato a chiedergli uno sforzo così straordinario, ma sapevamo di avere a che fare con un fuoriclasse. E continuano a tenere banco le accuse di Giuliano Soria, l'ex patron del premio Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e mezzo di reclusione in primo grado per peculato e per molestie. Il professore al processo d'appello punta ora il dito contro quelli che, secondo lui, sarebbero stati beneficiari di regali e addirittura di fondi neri, politici, giornalisti, attori, insomma tutti coloro che hanno partecipato nel corso degli anni alle tante iniziative organizzate proprio dal premio Grinzane Cavour di Giuliano Soria. Del premio Grinzane Cavour si parlerà venerdì sera ad Atlantide, l'approfondimento settimanale della nostra redazione è condotto dal direttore Giuseppe Cortesi, in onda su GRP1 alle 20.45. Atlantide si occuperà anche degli sviluppi di un altro caso che ha tenuto banco e continua a tener banco in provincia di Cuneo, quello di Marco Valdo. Il terremoto provocato dal memoriale di Giuliano Soria, il Dominus del Grinzane Cavour, ha fatto tremare le fondamenta dell'establishment politico piemontese. Ma all'ombra della Bisalta, più precisamente a Caraglio, paesone di 7.000 anime conosciuto ai più per il tipico aglio, c'è un'altra questione che sembra preoccupare le alte sfere regionali. È il caso Marco Valdo. L'Associazione Culturale Caragliese ha perso nel corso del 2014 il suo presidente Fabrizio Pellegrino, arrestato per lo scandalo a sfondo sessuale che lo ha visto coinvolto. Ma se guardiamo agli anni precedenti, si nota che prima dell'arresto del professore i finanziamenti sono arrivati con estrema puntualità, qualunque fosse il colore politico dell'interlocutore. Perché Pellegrino sapeva dialogare benissimo con entrambi gli schieramenti, tanto da essere considerato da molti l'omologo cunese di Giuliano Soria, il boss del Grinzane Cavour. Qualcuno in provincia grande insinua che fu proprio la politica a tirarlo fuori dai guai la prima volta, una decina di anni fa, quando si beccò una denuncia per molestie, poi ritirata. I suoi rapporti erano ottimi sia col centrodestra che col centrosinistra. Lo si capisce scorrendo il lungo elenco di contributi ottenuti dalla Regione, sia come Marco Valdo, sia come Sistema Artea, ossia il progetto di gestione dei vari luoghi storici affidati all'Associazione dei Comuni.
Dall'assessorato alla cultura sono arrivati 1,2 milioni nel 2009, 800.000 euro nel 2010, 650.000 euro nel 2011, 675.000 euro nel 2012 e 425.000 euro 2 anni fa. Ma Pellegrino era in ottimi rapporti pure con le fondazioni bancarie, sempre disponibili ad appoggiare gli eventi culturali varati da Caraglio. Man mano che i fondi pubblici diminuivano, la realtà culturale scopriva di essere un gigante dai piedi d'argilla, con i conti in rosso e una certa fatica a pagare tutti gli stipendi. Buona parte del denaro arrivato dalla regione negli ultimi anni è infatti servito a tappare i buchi nel bilancio dell'associazione. Un'altra stranezza è che per guidare il Marcovaldo nella Fondazione Artea sia stato scelto proprio Fiorenzo Alfieri, l'ex assessore alla cultura del comune di Torino, che è stato accusato di prendere soldi in nero proprio da Soria. L'uomo che è arrivato da Torino per normalizzare la situazione del Marcovaldo e definito vorace da Soria era davvero migliore di tante personalità cunesi per guidare l'associazione fondata da Pellegrino? Le accuse sono tutte da provare, ma quello che salta subito all'occhio è che il gruppo di potere di Chiamparino sembra avere più tentacoli, autoalimentandosi grazie alle posizioni che vengono acquisite dai gregari che ruotano attorno al presidente della regione Piemonte. Questi dunque alcuni degli argomenti che verranno trattati venerdì sera da Atlantide alle 20.45 su GR+1. Continuiamo adesso il giornale, torniamo ad Alessandria perché la giunta comunale ha approvato il progetto per il teleriscaldamento che è stato dichiarato proposta di pubblico interesse. A breve arriverà anche il bando per la gara d'appalto e per i lavori. Alle critiche anche sulla base di altre esperienze piemontesi, l'amministrazione risponde che l'impianto sarà tutto ecologico ed è una opportunità per i cittadini. Sentiamo il sindaco di Alessandria, Rita Rossa, nell'intervista del collega Bocaccioli. Teleriscaldamento approvata dalla Giunta, naturalmente adesso l'iter è ancora da farsi nella sua parte concreta, ci sarà l'assegnazione, prima ci sarà un bando ovviamente e poi ci sarà l'assegnazione dei lavori. Quali sono i vantaggi per il Comune e per i cittadini? Allora, il Comune ha adottato attraverso una delibera l'espressione di pubblico interesse per il teleriscaldamento. Adesso inizia tutta la progettura del project financing, sarà messo a gara il progetto e dopodiché assegnato naturalmente a chi vincerà con tutte le procedure che la normativa prevede. I vantaggi per i cittadini sono minore costo della bolletta, specie nel momento in cui il Comune dentro proprio gli accordi metterà dei vincoli alla società a non poter modificare la tariffa che viene appunto pattuita, parliamo di un risparmio di 500-600 euro all'anno sulla bolletta e minori emissioni in atmosfera. Questo progetto e questa modalità realizzazione del teleriscaldamento e di alimentazione della centrale per scaldare l'acqua è stato approvato da Legambiente in altre occasioni, in altre città dove è stato realizzato, quindi abbiamo anche ragionevole tranquillità rispetto a modalità che siano meno impattanti per l'ambiente. Peraltro il teleriscaldamento è sostenuto da direttive europee, incentivato dall'Unione Europea che sollecita le amministrazioni e gli enti ad adottare questa misura di risparmio energetico dalle norme dello Stato italiano e dalla legislazione della nostra regione Piemonte. Qualche contrarietà però è arrivata a Novara e anche ad Asti, si parlava di qualche rischio per l'ambiente o meglio che gli stessi soldi potrebbero essere impiegati magari nella coibentazione degli ambienti privati per risparmiare e creare veramente un'efficienza energetica. Mi risulta che contrarietà siano venute per quelle centrali che sono alimentate ad idrocarburi. Qui si parla di un'alimentazione a metano, quindi è decisamente diverso e l'una cosa non esclude l'altra, nel senso che più noi coibientiamo gli edifici e l'amministrazione è impegnata in un altro project financing che è appunto di efficientamento energetico, cioè degli edifici pubblici, rifacimento delle cappottature, quindi dei tetti, rifacimento degli infissi per determinare minore dispersione e quindi minore impiego di risorse per riscaldare.
E quindi questa cosa non esclude l'utilizzo del teleriscaldamento, che è un'opportunità per i cittadini, non è un obbligo, e che comunque, prevedendo meno centrali, perché ogni condominio è una centrale che emette fumi in atmosfera, naturalmente consente di controllare meglio le emissioni in atmosfera. Ripeto, poi la centrale sarà alimentata a metano e non ad idrocarburi, quindi il risparmio rispetto all'emissione, quindi la tutela dell'ambiente, sono molto molto più evidenti che in altri progetti dove legittimamente, insomma, le associazioni ambientaliste fanno rilevare che l'utilizzo di idrocarburi è più impattante per l'ambiente. Mi devo correggere, l'intervista era di Danilo Poggio. Ancora con una notizia prima di chiudere, perché ha toccato quota 60.000 visitatori l'edizione 2015 di Auto Moto Retro, andata in scena all'Ingotto di Torino lo scorso fine settimana. Un 18% in più di affluenza rispetto allo scorso anno, nutrita anche la presenza straniera, con appassionati arrivati soprattutto da Francia, Inghilterra e Germania. Numeri che confermano come il comparto del motorismo storico e del mondo delle corse mantenga posizioni di rilievo nel panorama delle manifestazioni a tema. Auto Moto Retro e Auto Moto Racing hanno accolto 1.200 espositori e oltre 3.000 veicoli. Tra gli appuntamenti della tregione dell'Ingotto, anche l'80° anniversario della Fiat 500 Topolino. A chiudere la manifestazione, un test in pista con le 500 Abarth riservato ai bambini di casa Ugi. Queste dunque le immagini degli stand dell'Ingotto per l'edizione 2015 di Auto Moto Retro, immagini con le quali noi chiudiamo questa edizione del nostro notiziario. Grazie a tutti per averci seguito, le informazioni su GRP torna come sempre nei consueti appuntamenti orari con Monitor. A presto!